Ciao, siamo Franco e Vale. E state guardando I viaggi dell'Arcaperino. Pronte, ragazze? Pronte? Oh, yes. Andiamo a Saint-Tropez? Per gente che doveva fare i paesettini sperduti che nessuno conosce, andiamo a Saint-Tropez? Siamo solo all'inizio del nostro giro delle coste europee e oggi eccoci arrivati a Saint-Tropez. Bolle, bolle. Sì, bolle. Non so quanto si vede, ma bolle. Perino a idrogeno. Come potrete vedere dalle foto, questo luogo è fantastico, direi da cartolina. C'ha un piccolo problema che praticamente non accettano i camper, sono vietati i cani quasi dappertutto e quindi abbiamo anche dovuto parcheggiare e dormire illegalmente in un angolino nascosto. Il mercato di Saint-Tropez. Noi andiamo via perché abbiamo capito in poco tempo ieri sera che è una cittadina simpatica, ma non è proprio adatta a Perino. No, neanche per noi. Un piatto di pasta con ragù, 28 euro. Porca troia, ci sta. E la fiorente, cioè la bistecca grossa tipo fiorentina, un chilo era 98 euro. Non ci siamo andati, abbiamo solo visto i prezzi fuori dal menù, fuori dalla porta. Non vogliamo immaginare i prezzi del mercato. Beh, il mercato dovrebbe essere meglio, sì, teoricamente, visto dove siamo. Però è veramente una città carina, famosa dagli anni 60 per le vacanze al mare, ma in realtà niente di che. Dritto? Dritto. E abbiamo pure beccato il mercato. Mentre andiamo via da Saint-Tropez ammiriamo ancora i suoi luoghi e il suo mare e notiamo, fra tutte le cose care che abbiamo viste qua, che il benzinaio locale propone il litro di diesel a 1,80, quando al paese accanto era già caro 1,30. Intanto l'idrogeno rimane gratis, giusto? Mentre ci dirigiamo verso Bandol, riflettiamo sul fatto che il pezzettino di Liguria che abbiamo fatto fino adesso e l'inizio della Costa Azzurra non sono proprio adatte al nostro stile di vita. Noi cerchiamo spiagge aperte, libere, non private, dove si può andare a scorazzare con i cani, fare barbecue, vivere liberi. Eccoci arrivati a Bandol. Abbiamo trovato un parcheggio dove si può sostare soltanto di giorno e quindi abbiamo lasciato Perino e andiamo alla scoperta di questa cittadina di mare. Purtroppo il cielo è grigio e c'è tanto vento, però il mare è cristallino. Quindi abbiamo una sabbia stupenda, una spiaggia bellissima. Neo, qual è il neo? I cani, i non cani possono entrare. Eh no, poveri cagnolini. Thank you.
senso abbiamo deciso di uscire un po' dalla confusione del lungomare e del mercato e abbiamo scovato questo piccolo ristorante che si chiama La Famille, cioè la famiglia, e bisogna dire che i proprietari, Sylvie e Benoît, ci hanno veramente trattato come i loro fratelli. Sylvie viene dal Madagascar e Benoît dalla Corsica. Hanno risparmiato per ben 3 anni per poter coronare il loro sogno e aprire questo locale finalmente l'anno scorso. Donc aujourd'hui, nous sommes à Bandol. E si mangia bene. E si mangia okay. bene. Comment vous vous appelez? Alors Sylvie. Sylvie. Moi Benoît. Et Benoît. Io Franco, Vale. Franco e Vale. Mm-hmm. Twina et Sami. Pour tout le monde, on vous conseille de venir manger ici parce qu'on mange très bien, on est très très bien reçus. Merci. De rien. On a de la chance, on a des clients en or aussi. Ça compte. Ça compte, ouais. Siamo davvero rimasti colpiti di questa bellissima cittadina a misura d'uomo. Ha delle spiagge libere, gratuite, pulite, l'acqua è cristallina, è veramente un bel posto per venire a fare una vacanza. Ve la consigliamo se non avete il cane, visto che purtroppo i cani non sono ammessi in spiaggia. Nel prossimo video ci spostiamo un po' nell'entroterra per andare a scoprire il Ponte del Diavolo. Intanto, ciao a tutti!